Bella a tutti ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mi. Per questo nuovo gameplay oggi siamo sulla trilogia di Giga 4, seconda puntata su The Ball, no, The Lost and Damned. Allora, potete vedere la grandissima moto come è cominciata. Sì, perfetto. Comunque ragazzi, cosa dici, chopper o moto sportiva giapponese? Chopper. Che vada. Andiamo con un nuovo. Ragazzi, l'audio dovrebbe essere migliorato rispetto al solito, speriamo, non lo sappiamo ancora fino a quando non lo sentiamo. Comunque, seconda puntata di questa trilogia, poi la trilogia mi è riferita a nuove puntate che faremo, ma in uno dei videogiochi. Ho detto io di specificarlo perché poi magari qualcuno non lo capisce, tipo Stefan Chaos. Ma come non l'avevo mai capito? Sì. Come avete capito oggi anche Stefan Chaos. Esatto, se no non diremmo queste cose. Tu poi lo vedi il video. Sì, però lo vedo ormai troppo tardi per modificarlo. Invece quando lui sparla dietro di me, io che faccio il montaggio lo tolgo. Naturalmente. Come hai detto. Perché vorresti far fare un montaggio a Stefan Chaos? Ma se lo faccio io, però per finiti. Ragazzi, osservate la... ecco. Pazza. Perfetto. Vabbè ragazzi, adesso stiamo un po' andando in giro per... Sì, no, per ora tanto è solo cazzeggio. Per adesso sì. Sì, come penso volete vedere, questo qua è un bike, eh? Ed è anche giudeo. No. Ma no, ma ti hanno fatto corsi apposta coi birilli, perché non ci sei passato dentro? Ragazzi, c'è un incendio. Questo qui era sistema sentinella di una stazione petrolifera. No, secondo me stavano bruciando i corpi della mafia. Perfetto, è un'ottima alternativa direi a quel che ho detto io. Sì. Adesso noi ragazzi stiamo... No, basta il fiat. No, no, abbiamo scaricato il nostro programma per cercare di capire perché il nostro computer con Windows 8 crasha. Perché voi non lo sapete, ma praticamente Windows 8 su tutti i portatili Lenovo Z500 ogni tanto sembra crashare senza alcun motivo, dicendo andrai a fare lo strike e guardate un po' quanto no, parcheggiato nel posto giusto, eh. No, come ti permetti? No, ma ma come si? Beh, va leggermente a fuoco. Vabbè, andiamo alla connessione calcagna. Via, non c'è più nessuno. Ecco, adesso fra un po' dobbiamo ancora capire perché naturalmente tutte le guide per aprire il file dump che riporta dentro errore perché crasha Windows sono in inglese e tutti sul sito da Windows, quindi potete immaginare che non si capisce, non si capisce un cazzo. La Microsoft che la Windows, ma è la stessa cosa. È la stessa cosa, ecco. Aspetta, adesso se i trucchi mettermi quello della salute che questo qua sarà il trucco sempre. Ma noi non usiamo i trucchi. Ma certo dobbiamo usarli. No. È quella di salute armatura. Un attimo, non ho ancora anche aperto. Perché ci sono i compiti di italiano dietro al foglio dei trucchi? Allora, Liberty City. Questa qua, salute. 362. Aspetta. Ok. 555. Ok. 01. 00. Cazzo, lo sapevo. No. Perché noi usiamo i trucchi così tanto spesso che praticamente... Allora, vediamo un po'. Il metodo più facile è quello di aprire un PC. Ma cosa che state? Cosa? Vabbè, lasciamo stare, ragazzi. A questo punto direi di andare verso Algonquin. Ok, perfetto. Adesso vado a cercare il programma che abbiamo appena finito di scaricare per vedere dove cazzo. Praticamente probabilmente crasherà il computer per motivi. C'è. Perché probabilmente faccio pirla. Che oggi non faremo l'ord tutte stelle. No, perché sennò diventa un casino. Rifacciamo. Allora. Fate un po' la GZ75 automatica quanto è forte. Dove cazzo è? Allora, nella guida sta scritto che ci programma fa Windows Kit, dove cazzo? Allora, stiamo cercando. Ha buttato la bomba. Che è saltata in aria. Abbiamo trovato la cartella con dentro il coso delle bug. Molte sbirri. Debuggers. E poi dai che dobbiamo andare a toccare. Ma lo chiedi a me. Allora, X64. No, dietro un altro con senza luci. Non so se il tuo computer è X64 o X86, comunque vabbè. Qua ci troviamo davanti una mandria di file che non sappiamo neanche che. Di cui nessuno capisce il significato. Symbolic debugger for Windows. Boh, io provo ad aprirne uno, se va, se no la spacca. No, windbg.exe, eccolo qua. Oh, l'abbiamo trovato. Apri la sorgente del file.
Oh, forse oh, l'abbiamo trovato, forse vediamo. Scusa, adesso ragazzi, siamo già a 4 stelle. Ok, il file non si apre, non possiamo aprire il file con sto... Ah, ecco, apri log file. Sì, naturalmente la comunità fa il commento. Scusate, ma dal momento che abbiamo stipulato... Ma che cazzo? Ma dov'è che devo andare ad aprire sta roba? Mamma mia, ragazzi, 5 stelle subito! Questo... Non mi è mai capitato di ricevere così velocemente 5 stelle. Sono morto, perché sono tagliato. Ragazzi, siamo riusciti ad aprire finalmente la causa. Comunque, ragazzi, il tuo computer morto. Crasha a causa di questo file acp.syns. Adesso vediamo che cos'è che fa crashare il tuo PC. Oh, guarda che potevano scrivere in una maniera che non si capiva più del solito, eh. Cioè, ci abbiamo messo mezz'ora per riuscire a capire perché crasha. C'è proprio. Guarda che cazzo. L'hanno scritto tutto in una maniera che non si capisce un cazzo. Bug check. Comunque, come avete capito, lì l'arma, lo strike è un'arma di questo qua, di questo gioco qua, non chiedetemi come si chiama, non me lo ricordo. Proposito direi di utilizzare l'RPG. Ah no, è vero, aspetta. Perché giustamente qua voi passate davanti ai poliziotti con un RPG e non vi dico niente. È tutto normale per loro. Sì, no, anche qui nella nostra città, che naturalmente è beep come al solito, è normalissimo, cioè questo proposito direi di fare un bel massacro dentro al ACP driver bla bla bla, la portina soft, il sistema operativo, che poi giustamente sti qua quando tu li stai sparando praticamente la maggior parte non scappa neanche, se stanno lì ad aspettare sta soltanto cosa. Ah, abbiamo scoperto che è un driver la CPI.SYS, adesso dobbiamo capire cosa. Ragazzi, ho qua vicino anche un distributore di bit. Comunque, oggi stiamo facendo un bel massacrino. Esiste come parola, Jacopo? Massacro? Aspetta che lo cerco. Massacrino. Lo cerco su internet. Massacrino. Ma no! Ragazzi, adesso si campa. Non permesso. A questo punto passa vediata azzurra, stop a CP punto. Boh. Ogni tanto qua schiattano delle persone, non si sa perché. Qua dicono che sembra essere un driver della schermata grafica, della scheda grafica. Cioè poi infatti sono questi qua che si mettono a scivolare da tutte le parti. 4 stelle signori. Vediamo un po'. Questo qua si permette anche di spararmi. Ragazzi, scusate se io sono leggermente inattivo in questo commentary, ma tanto non c'è alcun problema. Tanto nessuno sa cosa deve essere. Quindi adesso se io praticamente apro questo file dovrebbe crashare il computer. No, non si può male. No, perché il programma ACPI della scheda grafica, se io lo apro dovrebbe crashare il computer. Ma che è intelligente sta cosa. Adesso andiamo a vedere se veramente fa così. No, ma non si può male. No, ma basta, tranquillo. Allora. Ragazzi, io vi dico un pochino di filo. Probabilmente questo video qua non lo vedrete mai. Ecco perché si crasha prima. Vediamo, risparmio energia. Dov'è che sono i driver di Windows? Nel pannello di controllo, notare. No, perché dentro la cartella C Windows li so cercare anch'io. Voglio vedere dov'è. Sì ragazzi, ma qua. Prima a fare poi sentivo un tizio di dire abbi una bella giornata mentre sta sparando, è una cosa assurda, eh. Mi diverte. Allora qua ci sono proprietà hardware, proprietà. No, come avete capito sta cercando, no, alla fine siamo finiti a fare anche qua su 6 stelle, per spazio una cosa l'altra, per adesso siamo a 5. Possiamo sempre arrivarci, ecco. Ma sto qua signore! Ho trovato uno con l'M4 che... Ma stai qua! Ah, FBI! Ragazzi! Sono contro l'FBI che mi sta massacrando! No problem! Ma dai, muoviti! Cambia impostazioni... Risoluzione... Impostazioni... Ma dove cazzo li tengono i driver? Sta soltanto loro. Maledizione, mamma mia, ma soltanto. Oh.
Forse qui. Ah, aspetta. Qui, l'ho trovato. Gestione dispositivi. Adesso vediamo. Lenovo ACP, dove cavolo è che... Dov'è che secondo te può essere? Allora, sei tanto esperto di informatica? Io non sono esperto di informatica, io sono... Esperto di programmi craccati. Esatto. Io cracco di tutto. Come avrete capito, questo video anche qui finiamo col parlare come al solito del fatto che ragazzi non dovete craccare i programmi perché è illegale. Come dice sempre il mio professore di informatica a scuola, non scaricate niente di illegale, piuttosto cercate un'alternativa gratis legale. Tipo se volete scaricare Word Office, ad esempio, provate a scaricare OpenOffice che è gratis, ecco. Così risolviamo il problema. Sì, fa schifo, però risolviamo il problema. A parte che tutto quel che fa la Windows fa schifo, perché praticamente nei prossimi video parleremo di... parleremo di Windows 8. Un'altra serie che ho la notizia di fare, si parlerà di un po' vari argomenti che spaziano dai videogiochi a... Soprattutto il primo parlerà di Windows 8, vi anticipiamo, il titolo sarà Windows 8 fa schifo. Allora, poi l'altro che però non abbiamo ancora deciso il titolo, purtroppo, sarà uno che parlerà dei media contro i videogiochi, argomento che ormai... Ormai sta sbandando. Sì, che ormai c'è sempre. È inutile che ci tentiamo. Poi a questo punto noi dobbiamo dire tanto. Sì, vabbè, questa qua è una delle serie insieme. Poi comunque dopo questa qua ci saranno altre serie, sicuro. Naturalmente Jacopo Mine è morto. No, è che sto ancora cercando di capire dove cazzo. Vabbè, andiamo dopo il live. È complicato, allora, audio, driver audio. Qua, qua c'è uno che dice I'm sorry. Che poi forse perché senza le con i copi. Ragazzi, 6 stelle, l'abbiamo fatto proprio 6 stelle alla fine. La cosa più figa è che come al solito io non ci sento perché a causa di un piccolo errore qualcuno ha dimenticato a casa la prolunga. Solo uno può avere le cuffie. Cioè praticamente. Comunque, ragazzi, io ho finito fatto proprio 6 stelle senza neanche accorgermi. Ecco, perfetto. Tanto per farvi capire quanto sono stupidi qua. Archiviazione, che è tutta sta roba? Volume generico, CD, DVD, unità disco, tastiere, stampanti, schede, vabbè, schede video. Mamma mia quanti sono! Ragazzi, abbiamo trovato un'intera squadra di RPG Forever. Non crashare, non crashare. No, non porta sfiga. Si è aperto senza crashare. Adesso non mi ricordo più come si chiamava il file che stavamo cercando. Vabbè. Ragazzi, io provo di scappare con l'ambulanza. acp.sys. Dai, no, parti! Vai, mamma mia, ragazzi, siamo messi un po' male. Ma non si nota tanto. Adesso è stata tutto in aria. Io non sto guidando. Vabbè, neanche io, perché noi abbiamo la patente soltanto della bicicletta che, come abbiamo detto l'altra volta, abbiamo trovato nei portafogli dei nostri padri quando erano ancora nuovi. Patente facsimile, deve essere, sai, c'è la A, c'è la B, c'è la M e adesso c'è anche la facsimile. È un nuovo tipo di patente. L'unico problema è che mi serve un auto normale, perché con l'ambulanza non penso di riuscire ad andare a test drive e sicuramente non ce la farò a scappare da 6 stelle. Dai, un'auto, dannazione. Non riesco ancora a trovare dove... Cosa cavolo è che usa sto file? Ho ascoltato i quattro tizi da Michael che l'hanno fatto. Ho girato dappertutto. Ah no, aspettate ragazzi, adesso proveremo Rod a scappare con la Rhapsody. Che per chi non lo sapesse, Rhapsody è anche il nome di una famosa canzone, Bohemian Rhapsody, una famosa canzone dei Beatles, che giustamente nessuno di voi conoscerà, tranne naturalmente me. Io sono messo abbastanza male. No! Sono morto, ragazzi, seconda morte. Comunque alle 6 stelle ci siamo arrivati. Ed è già qualcosa. Magari non siamo riusciti esattamente a far come l'altra volta che l'abbiamo pure scappato. No, quello di fare il prossimo video. No, l'abbiamo già fatto. Ah, sì, è vero. Dovremmo caricare. Ragazzi, stiamo abbastanza impazzendo. Microfoni. Human interface, devi... la madonna, che è tutta sta roba? Sì, vale, ma quanti cazzo di driver ha sto computer? Ma tu sei abituato al tuo computer che ha un'unità di RAM? Il mio computer ha 3 driver, cioè... porto USB, disco e CD, non è che c'ha... Sì, ha il tuo computer.
perché qualcuno ha guidato la lama. Non diciamo chi, non è stato mio fratello. Oh, ecco! L'ha trovato! L'ho trovato! Abbiamo trovato che cos'è, ce l'avevo sotto il naso. PC ACP. È il computer! Cosa è qua? C'è proprio scritto computer! Quindi è il computer che fa saltare il finale, praticamente. Ubicazione sconosciuto, produttore sconosciuto. Praticamente è il driver che è stato fatto nel 2006 che ha dei problemi. Poi magari proviamo ad aggiornarlo, così va ancora peggio. Sì, il problema è che io adesso non so più dove sono finito. Sono finito proprio. Comunque finalmente abbiamo scoperto che il problema del perché crasha il computer è il computer. Fin qui almeno ci siamo arrivati, ragazzi. Beh, Windows è il file praticamente di Windows, cioè praticamente quando Windows aspetta, cp.sys driver power state. Cosa importante, ragazzi. Eccolo qua. Andiamo a cercare su internet, ragazzi. Se troviamo perché crasha il PC, metteremo molti più video perché finalmente riusciremo a farli senza che il computer crashi, senza motivo. Vabbè, ragazzi, ecco qua, cerchiamo di scappare dalla polizia. Tu sa, tutto il tempo cercando di scappare dalla polizia. Il che è abbastanza divertente come cosa. Allora, aspetta, un attimo, vedere una cosa. Proviamo ad attraversare, andare a vedere se nell'aeroporto. Non vorrei dire, ma forse ho capito cos'è che fa crashare il computer. Che cosa? No, guarda, non leggere è meglio. Perché praticamente qua c'è scritto che bisogna provare a verificare la versione nero installata che confligge col computer. Che nero è installato, Jacopo? Una versione qualsiasi. Siamo a posto. Ecco. Qua dice di aggiornare i driver, ognuno la pensa come pare, cioè. Magari aggiornando i driver è ancora peggio. Sì, ogni tanto succede. X86 mi ha indicato che i driver sono aggiornati. Scarica questo tool, lo lanci. Allora, lanciato il programma, bla bla bla. Questo qua è lo stesso esatto nostro programma, il nostro stesso identico. Sì, sì, che poi alla fine nero non l'abbiamo mangiato. Sì, no, nero non siamo proprio riusciti a installarlo. Il mio PC non era d'accordo di installare un programma che non fosse della Microsoft, un programma non schifoso. Metti la spunta per nascondere tutti i servizi Microsoft. Disavete tutti gli altri. Vai, ok, non riavviare, vai bla bla bla. Cancella tutti i file di Windows, le cartelle di Windows. E madonna. Sì, vabbè, ragazzi, siamo scappati dalla polizia. Sì, naturalmente, come nella polizia italiana, anche qui. No, è nella politica. Nella politica, la polizia italiana. L'Italia è uno schifo, ragazzi. Vabbè. Cosa dici? Bus o Axoli? Bus. Comunque, ragazzi, sì, no, ancora dobbiamo farlo. Allora, adesso prenderemo questo auto qua e per un po' di tempo, più che la nostra voce, sentirei che muoveva la e che devo sapere una canzone dei Queen, come avevo detto. Ah, quindi durante il montaggio hai toccato. Ma già skill, mi fanno sempre lavorare durante il montaggio. Ma non ricordo più, devo ripassare per questo video. Ah no, sentite questo qua, Art Money, c'è cioè il radio. Sai qual è? Ma perché io non sento le musiche? Perché praticamente qualcuno abbia già letto, ha dimenticato a casa qualcosa. Fatti sei te. Comunque ragazzi, adesso aspetta, quanto tempo è che stiamo registrando? Un secondino solo che copio, così crasha il PC. Stiamo registrando 19:13. Ragazzi, è sempre classico 30 minuti. Come al solito. translate.google.it. Adesso vi leggiamo in lingua italiana tradotto con Google traduttore dall'inglese perché il nostro computer è crashato. Mini kernel file dump, sui registri analisi dello stack sono disponibili. Per questo il cerca symbol è non valida perché non abbiamo scaricato symbol. Usa synfix per avere il debugger completo. Percorso di ricerca eseguibile, bla bla bla. Impossibile caricare l'immagine. Windows 32 error, impossibile verificare il timestamp. Caricamento in modulo completato, nel simbolo può essere caricato. Cioè praticamente il
singoli. Impossibile caricare ancora questa immagine, caricare in modo completato. Ma sono immagini? No, sono immagini, intende file di Windows. C'è proprio un nome migliore, no? Il sistema non riesce a trovare il file specificato. Vabbè, ragazzi, siamo lì. Possibile verificare un timestamp per questo. Ah, praticamente ci sono due programmi che mancano nel tuo PC di Windows, che ogni tanto non vanno. Uno non va, però non lo fa crashare. L'altro è la CPI.SYS che dice: i simboli del kernel sono sbagliati. Cioè, praticamente è stato specificato un simbolo non qualificato, non ha informazioni complete. Ah, per saperne di più, praticamente devo scaricare pure simbolo. Che palle. Niente è meglio da fare, oltre che rompere i coglioni non c'è nient'altro. No, ha fatto il post. Poi non so neanche com'è che faccio a caricare symbol su questo programma che è tutto in inglese. Symbol file path, l'ho trovato. Perfetto, adesso devo solo scaricare symbol. Adesso, ragazzi, voglio provare a vedere se qua esistono, se qua non è un helicopter che ho finito la storia oppure no. Ma no, ragazzi, non ci sono. Infatti io non capisco qua, cioè, su internet parlano di un tizio che praticamente, aspetta, Jacopo, mettermi tu un cooperato l'elicottero. Ma come hai fatto dentro? No, non ci tengo a sapere. Turismo, atmosfera. No, uno dei primi che ho messo. Qua, elicottero polizia. Allora, è scritto lì. Ah, 359. 359. 555. Ok. 01. 00. E alla fine finisce sempre quel modo lì. Vabbè. Allora, vediamo un po' di scambio. Ma non ci credo, ci sono stati due macchine, sì, allora, io che ero contro il mio elicottero. Comunque sai che sono state due macchine della polizia che sono andati conto praticamente da sole. Perfetto. Sì, ma sti qua ci danno dentro. Questo qua tutto sono tutti attaccati. Quante storie. Continua. Naturalmente io ho cercato di dare a qualcosa. Next. E sono, ragazzi, di usare, dobbiamo andare qua con il finta che è qua ci sono anche altre più belle. Peccato che con questo gioco qua in questa, ma com'è che possiamo chiamare, in questo DLC non esiste il paracadute. Ecco, mi sarà molto divertente cercare di atterrare. Come un po' atterrare sul ponte, ma sì, tanto no, mai superato. Tu hai fatto della polizia. Comunque, ragazzi, non fate caso alla mia grandissima guida dell'elicottero, e attualmente che Gianco Pugno sta facendo nel tutto il tempo. Allora, scusate, io sto cercando di trovare perché il computer non va, e scusate. Mamma mia! Vabbè, atterrate su di fondo, sulla macchina. Poi non sono entrato dalla polizia. No, sono entrato proprio davanti alla loro caverna. Naturalmente qui si parla sempre Windows XP perché Windows 8, il sito della Microsoft, non l'hanno ancora messo, perché fra un paio d'anni magari parlano di Windows 8, no? Ah, ma se mettessero il sito di Windows 8, non te quante persone scriverebbero qua schifo. Eh sì, logico. Invece, ecco, Windows RT. E adesso come cazzo faccio a sapere qual è la versione di Windows 8 che abbiamo noi? Windows sì. RT 8.1? No, 8.1 sicuramente no. Dovrebbe essere, sai, quella nuova, quella bella. 8 Windows Server 2012, boh. Sto più da qua del 2013. Aspetta, aspetta. Ho iniziato a fare il video. Aspetta, aspetta. 8.1. cioè, il programma che abbiamo scaricato prima è per l'8.1, poi non so se... ma io no, 8.1. Fa niente. È lo stesso. Lo vuoi che sia. 8 per 64, adesso... devo scaricare Retail Symbol? No, allora... Vabbè, guardate la mia grandissima manovra, che non è servita niente. Sì, ma sti qua non sanno guidare, dai! Io, cioè, che no! Io mi trovo sempre davanti, poliziotti che non sanno guidare. No, proviamo a scaricare questa qui, però non so, non mi convince tanto. Ma neanche sparare, secondo me, per questo.
L'importante non farsi avvicinare da fuori col fucile a pompa. No, un'ora rimanenti, ma va, non te lo scarico. Faccio prima non scaricarlo. Check it symbol. Ma perché sto qua sulla macchina? Ah, ma un poliziotto! Ragazzi, ho scoperto che i poliziotti possono anche entrare. Ci venite un po' di occupati di casa per inseguirli. Perfetto! Geniale! Cioè, c'era un poliziotto in un'auto, questo qua, tastera, come cavolo si chiama, che è abbastanza bello. E anche il tavolo l'ho trovato. Oh, ragazzi, ho messo in parlo proprio quando un altro dell'FBI è venuto incontro. CBC? Proprio con il cofano aperto, naturalmente. Logico. Poi avete capito, io dopo mi osservo ai tempi. Ok, dai, iniziamo a parlare che tanto il problema l'abbiamo individuato, dobbiamo solo capire come risolverlo. Il problema adesso sappiamo perché crasha, almeno quello. Ed è la cosa più importante. Mamma mia ragazzi, doppia uccisione. Ragazzi, da questo momento inizia il double live, che fino ad ora è stato un single live, come avrete capito. Single live con Wolf. Wolf che... E adesso inizia il double live. Inizia il double live anche con Jacopo Mi. Ragazzi, siamo a 26 e 17, rimangono 4 minuti in cui potete godere della mia presenza. Comunque ragazzi, allora vediamo un po'. Oh, sì. È venuta anche a me questa voglia, quest'ideona. Chissà perché. No. Vabbè, ma non ho sbagliato qualcosa. Non importa, ragazzi. Tanto ne troviamo un'altra sui binari del treno. No, si può rubare il treno nel 5? Nel 4 no. Nel 5 sì. Sì, ma poi ce lo compriamo il 5. Ma poi. Ma per cazzo le stelle? È perché sei sui binari della ferrovia e non puoi. Sì, ma qua ti danno 6 stelle, come si dice? Oh, vabbè, insomma, rubiamo un'altra auto. L'auto della polizia. Ecco, e proviamo e riproviamoci. Magari atterriamo sull'auto vecchia, così magari riesce anche bene. Ci sono i poliziotti qua che si muovono come se fossero ubriachi. Ma dai, lo sono. Hanno preso anche il cappello. Sì, ecco. Ma riprova da dietro. Fai la marcia indietro e riprova da dietro a salire, no? Se no ti tocca trovare un altro punto in cui si entra dalle rotaie. No, non c'è un passaggio a livello a qualche parte? No, non esistono i passaggi a livello. Ma che cazzo? Ah già, è vero, è tutto sopraelevato. O sottoterra. La nave anche. Con l'under adesso cerco di scappare. Che giustamente qua una volta che ti fermi ti aiutano, guarda. Ma che cazzo? Cioè, pure le auto. Pure le auto non della polizia ti attaccano. No, quello delle FBI. Ma perché non. Oh ragazzi, non riesco a poi. Ok, perfetto. Pasto di blocco. Io adoro i pasti di blocco, soprattutto perché sembra molto facile riuscire. Assolutamente. Vediamo se entro la fine del video riusciamo a scappare, se no. Fa più impegnato anche strada. No, vabbè, fa più il giro lungo. Anche se ragazzi. Vabbè. Ce l'ho tutti attaccati al sedere. Ma dai! Ma che palle! Ma è un bambino! Ma che cazzo! Come ha fatto a finire fuori? Vabbè, non ci tengo neanche a saperlo. E adesso dovrei scappiamo. Prova da sotto. Prova di lì. Magari da qualche parte. Non credo che sia grave. Ci sono le scale. Sei bravo. No, so anche a me che non è in grado. Boh, prova a buttarti in mare. No, ti ammazzano subito se ti butti in mare. Con l'auto dicevo, Internamente. Ragazzi, tiriamo di ricordo. Però era divertente. No, hai crashato il PC. No, ma. Eppure ci è cascato. Ragazzi, abbiamo appena trollato Wolf. Ma no. E si sposta l'elicottero, Cosa dicevi su un po' di elicottero che si sposta? Il primo colpo si sposta, il secondo sta fermo. Perché lui prende solo i numeri pari. Dai, il primo colpo è dispari. Cioè è dispari. No, appunto, prende solo i numeri pari. Cioè viene. Ma chi è sto qua? Lo so, il fiotto, era lì, nel mezzo del cammino a salita. Un carrello della spesa. Ricordate ragazzi, nel mezzo del cammino a salita, mi metto una serva oscura. E visto che avevo finito la pila della pila. Fu costretto ad vagare per lì, ad vagare senza luce. Ma qua arrivò l'omino della dura, no, il della dura che mi diede le sue nuove pile.
Questa qua è la versione, secondo la pubblicità, della Divina Commedia di Dante. Sì, il bello è che anche se Wolf non lo sa perché pensa di aver creato un qualcosa di nuovo, in Lo realtà ha so, fatto davvero la lo pubblicità so. così. Perché è questo che veniva parlato. Perché ragazzi, è impossibile che una pubblicità che no. No, ragazzi, ha senso, perché la pubblicità è una cosa detestabile. Come tutti i pezzi della Divina Commedia, praticamente. Quindi, ragazzi, è giusto. Non mi No, dico no, cosa c'è scritto, ma lo no, scoprirete. allora, fra un po' lo scoprirete in base a quel che devo dire. Sì, ma fa un po' sì, vabbè, tutti i poliziotti attaccati. Ma guarda che fa un po' abbiamo finito. Ormai abbiamo finito, mi sa il tempo. Ma no, Sì. ma no, No, facciamo un po' tantissimo. ma no, un'oretta. Poi magari. No, ragazzi, intanto mai sono morto, mi sa. Ah no, è vero, ecco cosa faccio. Ragazzi, no, guarda quanti minuti stiamo registrando. È stato fumarmi vicinale occhi misto a tabacco. No, sta leggendo le cazzate No, più grosse che abbiamo aspetta, fatto gli guarda utenti quanto di siamo. internet. 31 e 4. Allora, a questo punto direi di morire con onore. Dignitosamente. Quindi, ragazzi, boom. Perfetto. Quindi, ragazzi. Vabbè, è sempre piaciuta sta cosa qua. Quindi, ragazzi, a questo punto direi bella a tutti da Wolf. E da Jacopo Mi. Ci vediamo alla prossima puntata, che sarà su The Ballad of Gay Tony. Si spera. Alla prossima.